Salve ragazze, buonasera, come state? Come stiamo? Come sto io? Ok ragazzi, allora ormai questo è diventato il mio tormentone di apertura. Allora ragazze, io sto bene, così spero anche di voi. Siamo solamente tutte morte di caldo e quindi io per ora sono stata lontano da questi schermi. Proprio per il caldo, perché sapete, io faccio spesso dei trucchi, dei get ready with me, e con questo caldo davvero non si possono fare. E oggi per farlo ho acceso aria condizionata e ventilatore, e quindi sono bene o male riuscita a fare questo trucco che ho fatto proprio sui toni del marrone. Vedete, anche il rossetto è un marrone scuro. E ho messo questa, appunto, che è una blusa con il nero e il colore oro. Quindi mi è piaciuto fare questo trucco così. Poi vi volevo dire che ho fatto il colore, l'ho fatto sabato, e quindi da sabato a ora che è martedì ho già fatto due shampoo. E quindi capite che adesso il colore va via con l'acqua. Comunque, vediamo, magari questa volta cercherò di farmelo un pochino più ravvicinato. Ed allora, ragazze, niente, quindi adesso vi lascio alla realizzazione di questo trucco, come vi dico sempre. Che cosa dirvi poi? Non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, lo sapete, è gratis. E di mettere appunto di mettere un like, e se volete anche di attivare la campanella in modo da non perdere i miei prossimi video. Poi vi faccio vedere che ho fatto oggi la manicure, ho aggiustato un po' le sopracciglia, ho tolto un pochino di baffetti e quindi mi sento un pochino, come dire, un po' di rinascita quando mi tolgo i capelli bianchi. Tolgo i baffetti, ho le mani ordinate, difatti, come vedete, ho messo pure gli anelli, perché di solito quando le unghie sono disordinate non mi va di mettere gli anelli. Ok, ragazze, allora vi lascio, come vi dicevo poc'anzi, alla realizzazione di questo trucco. Vi invito quindi sempre a scrivervi e vi avviso che ho in programma un video haul per farvi vedere i miei ultimi acquisti e forse una ricettina. Ragazzi, un bacio!